Buonasera a tutti. Cambiamo un attimino l'ordine di come volevo fare questo saluto, salutando innanzitutto il signor Astuti, che è appena arrivato, che è un farmacista di Belforte degli anni 60. Di quando la farmacia, mi dicono che si ricorda, era dove adesso abbiamo il forno. Ok, quindi questa è una conoscenza in più, una perla della giornata. Io sono, mi presento per chi non è di Belforte, io sono Pierpaolo Pagliardini, sono il sindaco di questo piccolo paese. Vi saluto e vi ringrazio tutti coloro che sono venuti oggi a visitare la nostra realtà, a conoscere questa iniziativa che è stata organizzata con l'impegno di tante persone. E i ringraziamenti vanno innanzitutto al signor Salvi, il presidente dell'Ordine dei Farmacisti, e al signor Astuti, che ha portato anche il papà, che è il vicepresidente, dell'Ordine dei Farmacisti, e al signor Mariotto, che è membro del SENSEP, questa volta ho detto bene. Mariotti. E prima abbiamo scambiato due parole sull'organizzazione, insomma, dei servizi sociali, del quale lui ha una esperienza passata molto positiva, che poi in futuro andremo anche a sfruttare con qualche telefonata di disturbo. E i signori Baldi e Frattesi della Società Sportiva Bardotto arriveranno più tardi e saranno comunque i due relatori per questo nostro convegno. E chiuderà Diomedi della Federazione dell'Ordine dei Farmacisti, che dovrebbe arrivare, insomma, in chiusura. Passo la parola a Davide Acuti, che è il nostro consigliere con specifico incarico sulla sanità, farmacista di Belfort, figlio della Lores, quindi un altro pezzo di storia della farmacia del nostro paese. E niente, per me un altro grande ringraziamento va a questa famiglia che ci ha aiutato ad organizzare questo evento, che poi proseguirà nel pomeriggio con il quadrangolare di calcio e poi per una serata un pochino più vogliardica dove sarete tutti invitati. Vi ringrazio, la parola a Davide. Buonasera a tutti, io sono Davide e innanzitutto anch'io voglio ringraziare l'Ordine perché comunque mi ha dato, parlando così un giorno ci è venuta quest'idea, all'inizio un po' pazza, invece dopo abbiamo visto che le possibilità di creare qualcosa concreta c'erano e quindi siamo andati avanti. E alla fine dai, abbiamo relatori importanti, abbiamo voglia di far emergere anche questo aspetto dell'Ordine vicino allo sport e passare anche un messaggio importante, che è quello di uno sport con dei valori precisi, puliti, e che quindi può essere anche, diciamo, una guida, adesso qui di bambini, ragazzi giovani non ce ne sono proprio piccoli, però che sia una guida anche per i più piccoli, per i settori giovanili, che magari nelle prossime puntate del nostro percorso potremmo riuscire a coinvolgere. E volevo sottolineare che comunque questo convegno, ecco, ha come titolo sport nel senso di salute, partecipazione, opportunità, rispetto e tutti, perché se voi ci pensate lo sport è questo. Lo sport fa bene e significa partecipare, lo spirito dello sport è fatica dire che in una partita non è importante vincere, perché alla fine non è così, però è importante partecipare, diciamo, è un'opportunità perché si dà la possibilità a chiunque di mettere in gioco la propria persona. È anche un simbolo di rispetto, perché ci sono esempi calcistici, perché io seguo il calcio, quindi posso dire a livello calcistico che ce lo insegnano, ed è per tutti, perché oggi come oggi non esistono più, diciamo, pensiamo a Zanardi, cosa fa Zanardi a livello sportivo, e quindi ci rendiamo conto che lo sport è veramente per tutti. A questo punto lascio la parola ad Antonio, Romeo, che presenterà l'iniziativa. Sì. Allora, sono Romeo Salvi e sono particolarmente contento di essere qui. Quando io in via di massima mi capita di venire in queste terre, sono emozionato e molto contento. Io sono nato nella zona del Tavoleto, quindi
ho fatto il seminarista a Carpegna, quindi vivo questa realtà con emozione. Poi il sindaco ha accennato alla, diciamo, alla famiglia Acuti. Io sono particolarmente legato alla famiglia Acuti perché con Masi, il papà di Davide, siamo nati insieme sostanzialmente, perché lui era di Casilina, quindi ci conosciamo fin da piccoli. Anch'io ringrazio molto il sindaco di questo paese, ovviamente ringrazio Lores, il farmacista, la collega, ringrazio Davide. Quando una mattina mi ha chiamato così timidamente per proporre questo tipo di iniziativa, lui sa che questa era una mia scommessa, quello di, oltre a fare tutta una serie di iniziative che così caratteristico del nostro ordine anche a livello nazionale, puntava molto a quello che significasse lo sport, no? Cioè cercare di, e ho provato di lanciare dei messaggi. La cosa non è riuscita, perché non è facile organizzare. Quando, diciamo, questo seme è stato recepito da Davide, io l'ho accolto con grande entusiasmo e lui ha detto: intanto siamo 4-5, siamo io, Angelo Pascucci che saluto, poi vediamo. Ovviamente l'ho passato al manager qui di tutto ed è partito esploso tutto il campo. Quindi io ringrazio e saluto ovviamente il sindaco Davide Pascucci, colleghi che vengono da lontano, qui sono dei colleghi che vengono da Iesi, da Porto Potenza Picena, eccetera, arriveranno da Porto San Giorgio, addirittura con 3 studenti del Camerun, uno credo che sia stato canazionale, quindi vinceremo il torneo. Non è vero. Noi siamo qui per partecipare. Esatto, quindi loro stanno arrivando da lontano, quindi stanno arrivando. Quindi già questo aspetto anche sociale non è differente. Allora, ovviamente quindi saluto, quindi abbiamo coinvolto in questo tipo di folle iniziativa anche degli amici, quindi gli amici di Antonio che sono del bar, diciamo del cosiddetto Bargotto, che è un'entità importante a Pesaro, e allora io ho pensato alla squadra del mio paese, a Tavoletto, e loro hanno aderito con grande entusiasmo, sono molto contento di questa cosa, si stanno scaldando perché sono i primi ad entrare in campo, quindi tra un po' ma facciamo la svelta, vero Moreno? Oh, questo è l'aspetto, diciamo così, organizzativo. Poi ovviamente il tema è la salute, e su questo parlerà sicuramente Moreno Mariotti, che è un esperto, insieme a Antonio Stutti, che è il nostro vicepresidente e diciamo un esperto di comunicazione. Ma la cosa più importante poi è il torneo, no? Sostanzialmente, perché è l'espressione massima di quello che è un concetto di socialità e divertimento. In un ambito importante, perché praticamente se si vuol fare si fa, questa cosa è nata in una maniera estemporanea ed ha portato 100 persone qui a Belforte, molti di voi manco sapevano Belforte, quindi va molto merito quelli che sono venuti da lontano, perché probabilmente la prossima volta quelli di Belforte andranno a Iesi o in quelle zone lì, quindi ecco, ci vuole poco per creare un aspetto di sinergia anche sociale. Io non aggiungo nient'altro, perché veramente stiamo nei tempi, in quanto che ci interessa freddo andare a vedere le partite di calcio. Passo la parola a Moreno, che è un po' sa tutte tante cose, è una persona intanto di un che io gli riconosco un grande entusiasmo, perché veramente solo l'entusiasmo e la passione fa fare un sabato pomeriggio di metà luglio più di 200 km. Prego. La passione e l'amicizia, cioè io metterei prima l'amicizia, perché sinceramente è un piacere, grazie all'invito, l'amicizia che mi spinge a venire qua e a dire due parole su quello che è l'alimentazione. L'alimentazione, per quanto riguarda l'alimentazione, soprattutto nello sportivo. Ho portato con me le vecchie glorie del calcio, ho portato il mio collega Gaetano Barba, noi siamo tutti ex calciatori, non giocatori. Perché quando vado con il mio gruppo amatoriale, che sono ragazzi di 25-30 anni, gli dico che se io riesco ancora alla mia età, sopra i 50 così, a giocare con i 25enni, io dico le cose sono due: o sono tanto forte, ma io ero un mediano di promozione, quindi proprio una vita da mediano, o voi siete scarsi, cioè voi siete dei giocatori non calciatori. Ho spiegato che il giocatore è quello che può giocare a boccette, ping pong, a tutto quanto e anche a calcio. Io così, il mio piccolo è un ex calciatore, Gaetano Barba, il mio collega di Iesi, è un altro ex calciatore, un medico da Roma è un altro, diciamo,
ex calciatore anche lui, Anselmo Ciappi. Quindi ho portato così tutti ex calciatori. So che ci confrontiamo con dei giovani, noi confidiamo che i camerunensi, non è vero quello che dice, perché cioè, bisogna prenderli con le pinze. Dico, dove avete giocato il livello? Sì, sì, però sai, come quello che prende il pesce. Cioè, che pesce hai preso? Cioè, quindi non l'abbiamo mai visto giocare, però abbiamo voluto inserire in un contesto, diciamo così, di sport, di gruppo, dato che sono dei ragazzi che fanno il tirocinio presso le nostre farmacie in un progetto con il Camerun, prelaurea, li abbiamo inseriti e ci siamo fidati sulla parola. Basta dirvi che non hanno nemmeno le scarpe da calcio, l'abbiamo saputo. Quindi adesso così qualche perplessità sulle loro esperienze calcistiche ce l'ho. Le vedremo in campo anche noi. Per quanto riguarda il discorso alimentazione, non è che voglio, io sono Moreno Mariotti, un farmacista, dirigo delle farmacie pubbliche a Potenza Picena, ci tengo a dire che sono il direttore di una farmacia e ce ne siamo comprate un'altra 2 anni fa, tutti vendono le cose pubbliche, noi le abbiamo comprate e dopo 5 anni abbiamo pagato la seconda farmacia pubblica in un comune di 16.000 abitanti dove ci sono 4 farmacie, 2 private e 2 pubbliche. Ci siamo comprati una farmacia da un privato che andava via perché non andava bene la farmacia. L'abbiamo risanata e quindi questo ci tengo perché sai qua il pubblico mi fa piacere dirlo nell'ambiente di un municipio. Per quanto riguarda la SINSEB è una società scientifica, io faccio parte della Commissione Scientifica Nazionale, è una società scientifica di nutrizione e sport e nella dirigenza c'è anche il vice di Castellazzi. Non abbiamo fatto una gran bella figura però è il dottore che è il vice medico, in pratica il vice medico della nazionale italiana calcio, ok? E non abbiamo fatto una bella figura ai mondiali. Tornando a noi, inizio subito con un discorso sull'alimentazione. E, allora, per quanto riguarda l'alimentazione è un fattore molto importante nello sportivo, è un fattore molto importante. Inizio con un'immagine che resterà sempre, la piramide alimentare. Cioè l'alimentazione, la piramide alimentare ci dà già un indice, salve, la piramide alimentare ci dà già un indice di quella che è una corretta alimentazione. Noi vediamo che alla base della piramide alimentare, che è stata modificata ultimamente con diciamo le ultime ricerche, gli ultimi studi, alla base della piramide alimentare che c'è? L'idratazione. Poi andando su abbiamo la frutta, la verdura, la carne, pesce, carne bianca soprattutto, e in fondo che significa? Che la base della nostra alimentazione, di questa piramide, sono le cose fondamentali di un'alimentazione corretta. Andando su sono le cose che devono essere mangiate in quantità minore saltuariamente e arriviamo fino a diciamo latticini, grassi, zuccheri, alcol, zuccheri complessi, pane, pasta e così. Cioè questa è un'indicazione già di una sana alimentazione. Ci tengo a parlare anche dell'idratazione, che è una componente molto importante in una corretta alimentazione dello sportivo. Io così certe volte vedo, perché per hobby fui nutrizionista sportivo, ho seguito le squadre di promozione, di eccellenza, sono arrivato in Serie 2 di pallavolo come nutrizionista. Questa mia esperienza, mi volevo fare delle esperienze. E io vedo che poi, soprattutto nei ragazzini, ma anche nei grandi, non c'è la cultura all'idratazione. Cioè si fanno gli allenamenti, e ci si sottopone a allenamenti stressanti così, cioè lo spazio durante l'allenamento dell'idratazione, che è una cosa fondamentale, certe volte non viene lasciato. E invece è una cosa fondamentale, vi posso dire che nei corsi che ho seguito a Coverciano ho seguito anche allenamenti della nazionale, cioè facevano 10 minuti, un quarto, idratazione. Poi l'idratazione non è solo acqua, cioè l'acqua sì, andiamo ad idratare, ma noi prendiamo sali, tutto quanto. Quindi l'idratazione è fatta anche con acqua, ma fatta magari con sali minerali diluiti, con un discorso quindi di integrazione a questo punto. Parlando a braccio dei ragazzini è fondamentale, quello che dico è l'alimentazione, curare l'alimentazione. Prima di cercare l'integrazione, curare quella che è una buona alimentazione, curare quello che è il discorso della colazione, colare quello che è il discorso del pranzo con carboidrati, le proteine, cioè nei ragazzini è bene mettere e inserire proteine, carne, pesce, frutta e verdura, cioè quindi diciamo abituarli a una sana alimentazione.
significa una merenda, significa abituarli non tanto alle merendine. Capisco, una volta ho tenuto una lezione come volontario della Croce Rossa a una scuola e ai rispettivi genitori, a una scuola superiore ai genitori, per fare interagire quello che era l'informazione ai ragazzini e quello ai genitori. Capisco che la cosa più semplice è dare una merendina, però certe volte è la cosa più sbagliata, è la cosa più semplice, più immediata. Però dobbiamo abituare i nostri ragazzi a mangiare sano, quindi a portare proteine, carboidrati e non zuccheri complessi, cioè solamente un carico glicemico che mi va a agire sull'indice glicemico, che mi porta poi a degli squilibri ormonali anche proprio vediamo nei bambini o obesi, ma non c'è bisogno di essere obesi per avere degli squilibri. Quindi io quando vengono i genitori per consigliarsi con me nell'aspetto nutrizionale dei loro bambini, io prima chiedo cosa mangiano. Voglio parlare con il genitore e il bambino insieme, non voglio parlare solo con il genitore. Cioè, secondo me, una buona comunicazione, io come farmacista devo, diciamo, questa pretesa di educare a una sana alimentazione, di educare a un sano utilizzo del farmaco. Quindi è bene parlare con il genitore, parlare con il bambino, cercare di capire anche e far capire al bambino quanto è importante che a un certo punto la sua prestazione deve venire fuori da una buona alimentazione e non da questo mito che può essere un'integrazione smisurata. Okay? Quindi questo è il principio fondamentale, e dare delle indicazioni di corretta alimentazione. Alimentazione equilibrata, non esiste il piatto monotematico, cioè oggi solo pranzo, solo carboidrati, stasera, cioè esiste un'alimentazione dove c'è la frutta, la verdura, dove c'è sono le proteine, soprattutto nei bambini. Vado molto rapido, ecco, non pretendo di fare una lezione, anche perché i tempi che mi ha dato Presidente sono ristretti, quindi me li devo giocare, guardo ogni tanto l'orologio. Poi diciamo che andando poi nella esigenza dello sportivo, l'esigenza dello sportivo nella alimentazione e integrazione è diversa magari dal comune cittadino, cioè l'alimentazione, la sana alimentazione è valida per tutti, ma nello sportivo l'alimentazione è importante, cioè andiamo a valutare come meglio recuperare, cioè il recupero come meglio farlo, con una buona alimentazione, ma non significa magari mangiarsi una bistecca la sera dopo un allenamento di 2 ore, cioè il buon recupero è fatto con dei cibi dopo l'alimentazione digeribili, che possono essere proteici, che ci possa essere una piccola quota di carboidrati. I carboidrati possono essere pane, pasta, carote, cioè non è detto che bisogna mangiare per forza la pasta come carboidrato di recupero, c'è il pane, ci sono le carote, ci sono le patate. Cioè, quindi ci sono dei concetti fondamentali in quello che può essere il pre-gara e il post-gara. Nel pre-gara non è importante tanto, diciamo, un pasto abbondante, perché non andiamo in crisi ipoglicemica, anche perché riusciamo con dei sali minerali a poter integrare, perché quello è importante. Quindi il pasto del pre-gara, come tutti gli atleti sanno, deve essere almeno 3 ore prima, ci devono essere i carboidrati, ma non in maniera eccessiva, perché se andiamo con carboidrati in maniera eccessiva noi non facciamo altro che intervenire sul picco glicemico dove mi parte l'insulina, quindi avrò un rebound e invece di avere una prestazione migliore avrò una prestazione peggiore, perché poi mi va a incidere sul discorso dell'insulina, mi va a abbassare la glicemia. Quindi attenzione all'equilibrio alimentare del pasto pre-gara. È bene invece, prima di una gara importante, fare un carico glicemico durante la settimana. Questo è più importante, per, diciamo, avere un accumulo glicemico durante la settimana. Parlando dell'integrazione, l'integrazione va valutata in base a quella che è l'attività sportiva che uno fa, ai propri obiettivi. Non è che l'integrazione ci permette di diventare fenomeni. L'integrazione si chiama integrazione perché ci permette di integrare e di migliorare una performance dietro però un ottimo allenamento e un'ottima alimentazione. Ci permette cosa l'integrazione? Di andare incontro meno ad infortuni, però primo, allenamento, prepararsi bene, e secondo, alimentarsi bene. L'integrazione vi permette quindi di migliorare e di incorrere in minori infortuni, perché integrando noi sottoponiamo i nostri muscoli, i nostri a stress psicofisici, diciamo
sull'aspetto sportivo che li sottoponiamo a dei grandi stress, ecco qua con l'integrazione interveniamo su questa situazione. L'integrazione va diversificata in base alle fasce di età, al tipo di sport, a quello è inutile che l'integrazione di uno che fa, che gioca in promozione, io parlo di, a livello amatoriale, perché parliamo di amatori, di quello che gioca in, a livello terza categoria o promozione, non è la stessa, perché quello che gioca in terza categoria fa 2 allenamenti, quello che gioca in promozione fa 4 allenamenti, lo stress psicofisico è diverso, la prestazione è diversa. Per cui è inutile prendere tante cose che poi mi vanno a incidere sul rene, sul fegato, quando non c'è bisogno. Vado a caricare con amminoacidi, proteine e giù per fare magari una corsetta di 5 km. Oppure per fare una partitella di terza categoria, con tutto il rispetto, però una partitella di tipo quasi amatoriale. Ok? Allora, diciamo che tutto va preso secondo l'individuo, il soggetto, il tipo di prestazione e il tipo di, diciamo, di prestazione agonistica a cui si va incontro. Si diversifica per fasce d'età, si diversifica in base allo sport e molti aspetti dobbiamo valutare. Diciamo che mi stanno io ho imparato questo. Ci sono 3 concetti fondamentali: la qualità, la quantità e il timing. Cioè, la qualità è molto importante. Voi dite, perché vengo dalla farmacia, allora diceva, meglio andare in farmacia. No, è che magari farmacie serie, non tutti siamo seri, se tutti i miei colleghi sono seri, sarebbe una bugia. Però farmacie serie, nei prodotti che comprano, scheda tecnica, qual è il problema? L'amminoacido che sta in un prodotto che si compra è lo stesso dell'altro, però il problema è l'estrazione, la concentrazione, la purezza, perché noi dobbiamo considerare, se ogni giorno mettiamo nel nostro organismo un sale minerale o un amminoacido o una maltodestrina e lo mettiamo spesso, 3 volte a settimana, se non è puro, certo supera i concetti di purezza che si possono vendere, ma se non è puro, se ci sono delle impurità che superano i concetti di vendita, noi mettiamo nel nostro organismo continuamente qualcosa che alla fine si accumula. Per cui diciamo che la qualità è importante, quindi fidarsi di chi magari ti vende il prodotto. Io parlo di prodotti farmacia perché vado ai convegni, sono andato a Rimini Fitness perché cerco di vedere anche gli altri mondi. Fa paura il mondo quello che si compra via internet, fa paura il mondo di quello che c'è mercato intorno a queste situazioni, veramente pauroso di tutto, ho trovato di tutto. Tra parentesi, non mi identificavo certe volte come farmacista e così prendevo delle informazioni. Vi dico che bisogna stare molto attenti, perché ci sono prodotti che navigano, che vengono dalla Cecoslovacchia, vanno in Austria e entrano in Italia, cioè hanno dei percorsi talmente strani che non capisco perché abbiano tutti questi percorsi strani. E quindi diciamo che qualcosa di poco chiaro ci può essere in questo mercato, che è un mercato che porta molti soldi. E diciamo, quindi ho detto della qualità, la quantità l'ho detto prima, è inutile, io certe volte prendere, diciamo, ci sta chi prende un po' creatina, carnitina, amminoacidi, altre sostanze che sono energizzanti, che senso ha? Cioè andiamo a caricare, cioè dobbiamo prendere quello che ci serve per poter integrare, che vale per noi, per il nostro sport e no, per il momento che noi andiamo a vivere, tutto quanto, perché appunto deve essere visto come una sana disciplina, quindi ti aiuti per non farti male. Io dico questo, serve aiutarsi a non far male. Come dicevo prima, l'idratazione durante gli allenamenti, l'idratazione serve. Noi vediamo tante volte nelle squadre amatoriali tanti infortuni. Io dico che i tanti infortuni delle squadre amatoriali avvengono perché la preparazione non è ottimale, perché non vengono o vengono integrati troppo, troppo poco, per niente, perché non viene curata l'idratazione, perché la preparazione viene intensificata e non vengono determinati degli spazi di recupero dell'atleta. Vediamo degli infortuni paurosi, squadre che decimate. Non guardiamo i professionisti, loro vengono sottoposti a degli stress diversi da quello che è il discorso amatoriale. Poi il timing.
dicevo, il timing è un'altra cosa molto importante, cioè lo stesso prodotto preso in momenti diversi mi dà effetti diversi. Cioè un amminoacido che serve per preparare il muscolo preso 10 minuti prima non ha senso, perché per entrare in circolo ci vuole un'ora. Allora io lo prendo 10 minuti prima, cioè mi sono caricato, mi carico il mio fegato, mi carico il mio rene e non mi aiuto a preparare il muscolo alla prestazione. Cioè non mi aiuto, anzi vado incontro più facilmente all'infortunio, perché il mio sangue mi viene, diciamo, tutta la situazione, quello che sto prendendo non mi va ad aiutare, non è assorbito, quindi il timing, il recupero. Certe volte il recupero con prodotti o quello che è l'alimentazione, va bene, si può recuperare anche con una banana, però se vogliamo far recuperare un atleta, uno sportivo, anche a livello di promozione, eccellenza, parlo di questi livelli, il massimo recupero si ha prendendo dei prodotti nella prima mezz'ora. Prendendo dei prodotti dopo un'ora, un'ora e mezza, quando arrivo a casa non c'ha più senso. Lo stesso prodotto, e questo è il timing, lo stesso prodotto preso mezz'ora, entro mezz'ora e preso dopo un'ora, ci sono degli studi su questo, mi dà un recupero del 50%. Tanto vale allora tanto vale che vado a casa, mi mangio la mia pasta, cioè un po' di riso, la mia carne, la mia verdura e basta. Se devo farlo, lo devo fare bene con questo discorso del timing. Poi questo, ho parlato di integrazione. Diciamo che nell'aspetto di integrazione, come dicevo, c'è anche il discorso alimentare da curare. Per cui chi riesce, non è che dico che è fondamentale, aiuta. Non è che tutti debbano integrarsi, aiuta, perché magari alzarsi la mattina dopo e dover andare a lavorare, se uno si alza con fatica, rende meno sul lavoro e non ce lo possiamo permettere, questa è la produttività. Allora, e a un certo punto, se dobbiamo, un'integrazione va fatta, perché al mattino, dopo che ha fatto una partita, un allenamento a livello amatoriale, possa, se non è sufficiente con l'alimentazione, possa poter integrare e essere efficiente, andare incontro a minore stanchezza e a minore problematiche il giorno dopo, perché non siamo dei professionisti, siamo dei dilettanti. Il giorno dopo ci dobbiamo presentare e non possiamo andare al lavoro perché abbiamo fatto una partitella, oggi sono troppo stanco, così. Moreno, scusa, a proposito di timing, visto che sono arrivati i due amici del Bargotto, che sono il dottor Fratesi e Vincenzo Baldi, che è il direttore generale. Sì, piacere, Moreno. E so che il Bargotto è la prima squadra che deve scendere in campo per estrazione, che hanno fatto il sorteggio. E la serietà del direttore generale del Bargotto gli impone di andare dai suoi ragazzi. Volevo interromperti in questo caso. Un minuto e finisco, poi senza intervento. Perfetto, guarda, io finisco con l'ultimo cosa. Guarda, un minuto. Mi piace ascoltarlo, il direttore generale, c'è da voler dire la parola perché la voglio ascoltare, mi fa piacere. Allora, dicevo, nei prodotti dell'integrazione possiamo mettere anche dei prodotti naturali che sono gli adattogeni. Gli adattogeni sono quei prodotti che aiutano ad adattare il nostro organismo allo stress, sono prodotti naturali, parliamo di ginseng, eleuterococco, rhodiola, funghi. Sto in una zona del Montefeltro, i funghi, io fino a poco tempo fa sapevo che i funghi si mangiavano. Poi ho scoperto gli adattogeni funghi, soprattutto il reishi, che è il galloderma lucido, e il cordyceps, sono due funghi che vengono usati da adattogeni nello sportivo. Ma non è da oggi. Abbiamo due, diciamo, sono negli studi dei cinesi e dei giapponesi, sono stati usati da tanti anni, ma ora stanno, diciamo, inserendosi nel nostro contesto. Infatti ci sono, a livello di produzione, due produzioni in Spagna e in Germania, perché questi sono funghi, se no che costerebbero l'ira di Dio. Ci sono delle produzioni come i champignon che compriamo e sono degli adattogeni, quindi abbiamo anche i prodotti naturali. Quindi questo qui. Anzi, io chiudo con un discorso di prodotti naturali e passo volentieri la parola al direttore, perché lo voglio ascoltare anch'io, sono curioso. Tenevo un saluto di Vincenzo perché è stato vicino all'organizzazione di questa cosa, sin dall'inizio l'ha subito sposata, è stato d'accordo nel presentare la squadra del Bargotto e farla venire oggi fino a Belforte. Voi sapete che il Bargotto è una realtà sportiva importante in provincia e mi piace dire che l'ha inventata lui.
Allora, siccome si parla di esempi veramente virtuosi nel campo dello sport, nel campo dello sport amatoriale, quelle cinque parole messe una dietro l'altra, allora avevo davvero piacere che Vincenzo un attimo potesse incarnare questo spirito, prima di andare dai ragazzi del pallone. No, perché... Buongiorno a tutti. Io, oltre che il DG, che molti sanno che ai livelli nostri le qualifiche, i titoli sono, diciamo, ridicoli, purtroppo sono il magazziniere anche, e mi hanno chiesto di andare giù perché ho problemi con le mani, tutto qui, se no parlare fa piacere tutto. E allora vi libero anche dei miei 5 minuti, è caldo, lo sport poi alla fine è quello giocato, quindi io dei miei 5 minuti di parole vi risparmio e ripeto, sono il magazziniere, mi è arrivato un sms, ma qua la maglia numero 8 è, io devo andare giù. Dottore, mi dispiace, sento un po'. Io magari stasera ci fermiamo qua in paese, ci vediamo giù, ci vediamo giù. Tutto qui, okay. Chiedo scusa. No, una cosa veramente la voglio dire, noi siamo in seconda categoria, il mio orgoglio, il mio vanto è, siamo stati l'unica, distinti alla mano, l'unica società che aveva sempre il dottore in panchina. E questo per me è veramente un orgoglio, lui è un mio amico da quando siamo piccoli, ha un anno meno di me, e gliel'ho sempre detto, ti ringrazio, lo fa gratis, ci mancherebbe ovviamente, e per me è un orgoglio. Siamo stati l'unica società, e ce ne sono di più importanti, Sant'Orso, Afano, quello che è, con il dottore sempre in panchina. Per me è una cosa di motivo di vanto e di orgoglio, e se il dottore vuole dire qualcosa, lui forse si lega di più a cose serie, che sono quelle che ha appena esposto l'altro dottore. Io scappo. Vi ringrazio. Ma il dottore gioca, io no. Il dottore ancora gioca. Dai. Allora, ci vuoi integrare un attimo quello che ha detto Moreno? Ci tieni a fare un saluto? No, vabbè, un saluto a tutti prima di tutto. Buongiorno a tutti. Penso che abbia esposto magnificamente tutto quello che c'è da dire, un po' di quello che c'è da dire sull'alimentazione. E sì, ci tengo solo a sottolineare quello che diceva Moreno, di prediligere molto gli alimenti naturali, quello che ci dà la natura, quello è fondamentale secondo me. E, io ho sentito dire anche in alcuni interventi di alcuni miei colleghi che abbiamo avuto anche a Fano, in cui dicevano che una merendina ogni tanto può anche andare bene. Io mi sono un pochino alterato su questa affermazione, perché secondo me le merendine sarebbero da abolire ai bambini. Purtroppo lo so, io sono babbo, ho due bambini e so che è molto difficile, molto molto difficile. Sì, è vero. Molto molto difficile, difficilissimo, però se si riuscisse sarebbe una gran bella cosa, quindi prediligere, che ne so, una mattinata una frutta, mezza pomeriggio una merenda base lo stesso di frutta sarebbe il massimo, al posto della solita merendina cui siamo abituati a dare ai nostri bambini. E sì, tra l'altro io mi occupo anche di alimentazione biologica, ho fatto dei corsi di alimentazione biologica, quindi sono proprio mi piace insomma questa cosa della biologicità del cibo, anche se è molto difficile trovarne oggi di biologici veri, dopo tutti anche gli scandali che sono venuti fuori ultimamente e dalle nostre parti. E guardate, veramente io non ho nient'altro da dire, mi congedo solamente con una frase che la disse tanto tanto tempo fa Ippocrate: che il cibo sia la vostra medicina e la medicina del vostro cibo. Questa penso che la dica tutta sull'importanza dell'alimentazione nella nostra vita. Grazie mille. Io devo andare a cambiare anch'io. Ci vediamo al campo. Ok. Salve a tutti, grazie. Allora. Questo convegno quindi organizzato a Belforte, il titolo è Sport e Salute, e queste cinque parole, salute, partecipazione, opportunità, rispetto a tutti, racchiudono veramente quelli che sono i principi dello sport, quello che noi vorremmo che fossero i principi dello sport.
Prima Davide giustamente ha detto che forse i bambini oggi non ci sono, però ci possono essere degli educatori, ci possono essere delle persone che comunque con i bambini e con i giovani interagiscono e interagiranno per fargli capire quelli che sono i valori dello sport, cioè perché lo sport può essere queste cinque parole. Allora, per tentare di concretizzare questi valori, io ho preparato dei piccoli video che ci fanno vedere come a tutti i livelli in effetti lo sport può essere portatore di grandissimi valori etici. E parto col primo. Che è questo qua, spero che si veda abbastanza bene. Lo scudetto del Celtic, non più tardi di 2 mesi fa, questo bambino down, sulle spalle del padre, si vede avvicinare, adesso lo vediamo, l'idolo del Celtic, l'idolo, il giocatore simbolo del Celtic, che è il greco Samaras, che lo raccoglie sulle sue spalle e comincia a fare il giro del campo con lui totalmente incredulo di quello che gli sta accadendo. Cioè, ma è una scena straordinaria, perché comunque immaginatevi cosa può passare nella testa di quel bambino davanti a 50.000 persone in quel momento. Ecco, credo che questo sia un valore dello sport straordinario, perché fa capire come gli tocca la barba, avete visto, no? Completamente sorpreso. E poi, siccome, come si dice, i cerchi si chiudono sempre, accade, no, che a distanza di un mese Samaras giochi una delle partite più importanti della storia della Grecia, è l'ultima partita di qualificazione della Grecia nel girone ai mondiali, e come vedete si verifica un rigore per la Grecia nella partita decisiva contro la Costa d'Avorio al 90esimo. Chi va a battere il rigore? Samaras, che comunque nel giro di 2 mesi diventa un simbolo totale sia per quello che riguarda il valore sia per quello che riguarda lo sport vero e proprio della Grecia. E considerate che la Grecia è stata eliminata agli ottavi di finale ai mondiali, ma ha deciso di non ricevere il premio. Perché? Per utilizzare lo stesso premio per la creazione di un centro sportivo in Grecia. Cioè, io credo che queste siano cose che ci devono far pensare, perché anche ai massimi livelli si possono avere queste situazioni straordinarie. Così come quella, avete visto, no, che il Brasile ha fatto una brutta fine ai mondiali, se così possiamo dire. Però un giocatore, per un insieme di motivi, continua a essere il più amato del Brasile. Questo è accaduto quest'inverno in Sudafrica. Un invasore di campo, ma un invasore di campo, avete visto di chi si tratta? Di un bambino che viene immediatamente fermato da guardie, butta fuori, e interviene Neymar, che prende questo bambino, lo prende in braccio, lo porta insieme ai giocatori del Brasile, comincia a farsi delle foto. Allora, Neymar, porto un esempio stupido, quante volte viene criticato per i suoi comportamenti in campo, urla, si lamenta. Fatto sta che Neymar non ha potuto giocare alla semifinale dei mondiali, e sappiamo perché, e comunque è stato tuttora protagonista di un elemento, come di un fatto come questo, e lui in Brasile è amatissimo, a prescindere dal 7-1. Quindi veramente non ci vuole niente, neanche ai livelli di cui parliamo proprio massimi dei mondiali come questi, per poter distinguersi ed essere portatore di valori che sono, vanno al di là di quella che è proprio la competizione sportiva in sé per sé, e riassumono credo tante cose. Immaginate questa scena in Sudafrica, questa è di 3 mesi fa. Adesso i due amici del Bargotto sono fuggiti perché sia perché sono arrivati tardi, sia perché dovevano preparare la squadra, sia perché giustamente Vincenzo, che è un mio compagno di scuola dalle elementari, è partito proprio per andare a fare il magazziniere. Però in realtà il Bargotto a Pesaro l'abbiamo invitato a questo convegno anche perché è un po' l'incarnazione di questi valori, in quanto dal nulla, circa 15 anni fa, questo gruppo di amici ha deciso di creare una squadra facendo tutta la trafila che è quella del calciotto, del calcio, dei campionati amatoriali, eccetera. Hanno deciso a un certo punto di diventare grande, di fare la terza. Oggi sono in seconda, hanno creato una società che a Pesaro raccoglie giovani, settore giovanile, futuro, ed effettivamente è diventato un modello, piccolo modello di organizzazione, al punto tale che ha
mi chiedeva giustamente il sindaco prima, ma perché si chiama Bardotto? Un po' strano, una squadra di calcio. Hanno deciso anche di cambiare nome a questa società, perché Bardotto è troppo, cioè non è più sinonimo di quello che è diventata la società in questi anni, che quindi si andrà a chiamare Pisaurum, che è tutta un'altra cosa perché ormai viene riconosciuta. Ecco, io penso che lo sport debba e possa e debba essere vissuto così. La straordinarietà di avere oggi questa manifestazione sportiva a Belforte, nella quale noi farmacisti parteciperemo, lo sappiamo già, quindi, però siamo contenti di partecipare, e proprio perché il bello è esserci, mettersi in gioco, e credo anche proprio avere rispetto per tutto quello che è uno straordinario evento come può essere lo scambio fra persone che poi in realtà giocano a pallone per divertirsi, per fare gruppo, per fare comunità e venire a fare il terzo tempo questa sera qui a Belforte e onorare il paese di Belforte della loro, cioè, della loro partecipazione. Lo dico io che sono particolarmente contento di questo, perché prima il sindaco mi chiedeva: ma è mai capitato a Belforte? Sì, ci sono capitato, ma soprattutto ho la memoria di mio padre, che qui negli anni 60 era il farmacista del paese e il farmacista che comunque probabilmente, ovviamente qui nessuno se lo può ricordare, perché esatto, l'età, però è un punto fermo che la sua carriera, la sua vita di farmacista è iniziata in questo paese, quindi ecco perché siamo ancora, io qua in particolar modo sono ancora più emozionato per questa partecipazione. Ci sarebbe dovuto essere per sbaglio lui ha Torbino, perché se tanto tanto si era la neve nasceva Belforte. Esatto. Deve essere chiaro, perché loro abitavano Belforte, no? Sì, certo. Dopo la Torbino, a sgravare dalla mamma del rubinato, esatto. Sennò, sì. Però era un cittadino Belforte. Il Belfortino, Belfortino. Belfortino, importante. Niente, adesso doveva, no, a merito, doveva aprire le danze il nostro collega Luciano Diomedi, che è presidente dell'Ordine di Macerata, ma è anche rappresentante delle Marche, della Federazione degli Ordini, per dare proprio un significato solenne a questa manifestazione. Luciano credo che sia perso da qualche come parte, sei, comunque. Come sei? Se è qui sotto, come sei? Da domani non sarà più un rappresentante. Cioè, sto parlando, non sa neanche dove sta. Direi di chiudere. Per quanto riguarda, va bene, per quanto riguarda, quindi salutiamo Luciano, salutiamo i ragazzi del Cameroon, si chiama tutti. Io per quanto riguarda il mio intervento è finito. Aspetta, mercatale. No, vabbè. Minuti. È un saluto telefonico. Aspetta, ci ho pensato io per l'ultima voce, c'è un saluto telefonico. Viene direttamente al campo. Fai un saluto telefonico perché. Eh? C'è l'autovelox, sì. No, c'è il video. Va bene, per quanto riguarda i farmacisti, per perché... chiudere. Guarda che stai in vivo voce, eh. Moreno, vieni di venire al campo. E vabbè, noi come farmacisti ci vergogniamo, assolutamente, perché ci vergogniamo, non è quello vero, è un piano di Mileto, che figura. Sì, andiamo così. Sì, sì, ciao, chiudi. Allora, chiudiamo qui. Ci vediamo tutti al campo. Allora, adesso possiamo iniziare. Scusami. Dimmi, Leo. Scusate, io volevo solo ringraziare tutti i presenti, coloro che permettono una cosa molto importante anche qui a Belforte. Allora, scusate, mi presento, sono presidente ancora in carica dell'Associazione della Ginestra di Belforte, che è l'associazione di volontariato a cui andrà in beneficenza ricavato insomma della giornata. E volevo solo dirvi che io vi ringrazio a nome soprattutto dei bambini di Belforte, perché questa associazione si occupa dei bambini e organizza per i bambini quest'anno un centro estivo, dopo anni che non c'era più, grazie all'amministrazione comunale che lo sta praticamente organizzando così proprio in 448, però è venuto molto molto bene, grazie ai volontari del paese che sono tutti ragazzi che vanno dai 18 ai 30 anni, che fanno un centro estivo per i bambini, ma soprattutto è grazie a manifestazioni di questo tipo che ci permettono di avere una piccola base economica, perché tanto come tutti sapete qualsiasi cosa fai insomma è anche necessario avere
qualche soldino insomma da spendere, no? Per i bambini, per fare qualcosa di più. Quindi il mio ringraziamento, ecco, per chi ha organizzato questa iniziativa e per tutti coloro che vi partecipano. Purtroppo non posso venire al campo perché oggi è troppo caldo per me, però insomma immagino che sia una cosa che molto stupenda. Quindi grazie ancora, è stato bello. Grazie a tutti. Allora facciamo quello che abbiamo detto prima, andiamo sulla competizione, ok? E poi ci vediamo stasera.